Poracci, ad una settimana esatta dal Nintendo Direct, chiudiamo la copertura dettagliata dell'evento Nintendo parlando dell'ultimo gioco che secondo me vale la pena mettere in risalto. E in questo video ricchissimo concludiamo il discorso tornando all'inizio del Direct, perché dobbiamo assolutamente discutere di quel fantastico trailer di Mario e Luigi Fraternauti alla carica e di quello che un titolo del genere rappresenta per il futuro dei JRPG di Mario e anche per il brand in generale. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a unirvi alla conquista non violenta di Internet. Poro e la fondazione del Poroverso con tre semplici gesti. Supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Fermi tutti, ve lo dico da subito, da questo momento in poi mi riferirò al gioco col titolo inglese, perché Brothership è molto più semplice ed immediato di Fraternauti alla carica. Detto questo, penso sul serio che questo trailer di presentazione sia stato l'apice assoluto del Direct. Mentre Metroid Prime 4 prima o poi doveva uscire fuori e Zelda è una saga bella attiva, erano 6 anni che non sentivamo parlare di Mario e Luigi e data la sfortunata storia dietro a questo brand, era altamente improbabile che la serie venisse ripescata così, dal nulla. Tra l'altro, non con un remake, ma con un titolo nuovo di zecca, per la prima volta completamente in 3D e in uscita fra pochi mesi. Insomma, il migliore degli scenari possibili. È vero, le recenti mosse di Nintendo potevano far ben sperare in un ripescaggio della serie di Mario e Luigi. Nell'arco di un anno abbiamo avuto due momenti iconici per quanto riguarda il mondo dei JRPG marieschi, due remake richiesti dalla fanbase per interi decenni. Non so effettivamente cosa sia stato più inaspettato, se la collaborazione con Square per reimmaginare in modo estremamente fedele Super Mario RPG, oppure la scelta di riproporre Paper Mario e il portale millenario, un titolo distantissimo da quello che è diventata la serie sia in termini di gameplay che di narrativa. Infatti, prima ancora di parlare del fallimento di Alpha Dream, secondo me va messo in conto un altro fattore, che fino al 2020-2021 sembrava non ci fosse più spazio per un approccio creativo ed elastico alla narrativa e al design in generale, che molto spesso è stato adottato nei capitoli storici di Paper Mario e di Mario e Luigi. Basta fermarsi un attimo e guardare allo stallo creativo messo in evidenza da episodi come Sticker Star, Color Splash e Paper Jam. Il motivo dietro questo calo qualitativo spesso viene attribuito a delle restrizioni imposte da Nintendo stessa, che da Sticker Star in poi avrebbe imposto dei limiti a dir poco stringenti su quello che poteva essere fatto con il brand di Mario. Però facendo un po' di ricerche, in realtà non si capisce quanto ci sia di vero in questa storia, e le stesse interviste dove il producer Kensuke Tanabe ne parla entrano un po' in contraddizione con tutto quello che accadeva dentro Nintendo all'infuori della saga di Paper Mario. Che si tratti quindi di limiti creativi di Intelligent Systems o di restrizioni imposte da Nintendo stessa, comunque direi che ci troviamo in un momento storico dove Nintendo sta facendo di tutto per uscire da questo periodo buio, e il trailer di Mario e Luigi ne è la perfetta dimostrazione. Aggiungo anche che non era affatto scontato trovarsi di fronte a un titolo in grado di convincere già dai primi secondi di trailer. Ripercorrendo infatti la storia della saga di Mario e Luigi, se Paper Jam era stato un chiaro buco nell'acqua, anche i remake di Superstar Saga e di Viaggio al centro di Bowser non erano stati dei progetti proprio brillanti. Nacquero infatti dalla necessità di riuscire ad evitare la bancarotta di Alpha Dream, con dei titoli facili da sviluppare ma che potessero comunque essere di grande richiamo. Purtroppo l'essere confinati su 3DS, in un periodo in cui tutta l'attenzione era ormai rivolta su Switch, ha fatto sì che in pochi si accorgessero di questi titoli e il basso volume di vendite costrinse Alpha Dream a chiudere i battenti. Se quindi gli sviluppatori originali sono fuori dai giochi, com'è possibile ad esempio che l'art style di Brothership, pur essendo completamente in 3D, riesca a catturare meglio lo spirito dei titoli originali della serie molto più di quanto visto su 3DS? Beh, da una parte si tratta molto probabilmente di progetti fatti con più budget e tempo a disposizione, ma dall'altra delle recenti investigazioni hanno fatto emergere un dettaglio stra-interessante. A quanto pare, molti sviluppatori appartenenti al team di Alpha Dream, dopo la sua chiusura, sarebbero entrati in ILCA, lo studio che recentemente ha fatto parlare di sé, magari non per i motivi proprio giusti, grazie ai remake di Pokémon Diamante e Perla. Vi lascio in descrizione il video dove nel dettaglio viene spiegato il perché potrebbe esserci proprio questo studio dietro Brothership, però come teoria è molto affascinante. Io avrei scommesso tutto su Next Level Games, vista la qualità delle animazioni, ma è probabile che un tale grado di cura e attenzione ai dettagli che hanno reso questo brand così amato nel corso degli anni possa arrivare solo da chi ha già lavorato sui titoli passati. E nel caso fosse vero che sia ILCA lo sviluppatore
sviluppatori di Brothership, questo dimostrerebbe anche quanto la qualità del prodotto finale dipende dalle risorse che vengono allocate dai publisher nell'affidare produzioni di un certo livello a team esterni, ma questo è un discorso per un altro video. Comunque, con un trailer del genere per me è impossibile non rimanere a bocca aperta. Come dicevo, l'art style cattura perfettamente lo spirito della pixel art originale e offre una interpretazione straconvincente del character design visto su Game Boy Advance. Il cel shading è perfetto, sia perché permette di avere dei colori brillantissimi che riempiono il campo visivo già solo osservando l'azzurro intenso del cielo o il verde rigoglioso della vegetazione, ma in più anche perché permette di ricreare lo spirito cartunesco tendente all'esagerazione slapstick che da sempre ha caratterizzato la serie. Per esempio, a me il character design super deformed di Super Mario RPG non ha fatto impazzire, anche se comprendo la volontà di reimmaginare i render Squaresoft degli anni 90. In Brothership invece i modelli allungati e sproporzionati che vengono ulteriormente distorti da delle animazioni esageratissime fanno sembrare il tutto più dinamico e meno imbalsamato. Anche i non fan della serie, che magari si perderanno tutti i palesi riferimenti grafici sparsi in ogni frame, come ad esempio il ricreare uno a uno le pose di battaglia dei due protagonisti, ne usciranno comunque divertiti e catturati grazie a delle azioni così fuori di testa che è impossibile non rimanere coinvolti da delle immagini così fluide. A tratti sembra di vedere un anime, stessa sensazione che provai, seppur in modo diverso, con Odyssey. E a proposito di rimandi ai grandi capolavori targati Nintendo, ditemi che non sono stato l'unico a pensare all'astronave di Galaxy 2 vedendo l'hub centrale di questo Brothership. E poi dai, tutti che volevano la remaster di Wind Waker, ed ecco che la navigazione ricorda tantissimo le avventure in cel shading di Link. Ma non ci sono solo suggestioni derivative interne ed esterne alla serie, l'art style cattura perfettamente lo spirito scansonato di Mario e Luigi ed è sempre un piacere quando ci si allontana dal regno dei funghi per esplorare dei luoghi esotici completamente fuori di testa. Stavolta il tema è quello dell'elettricità, o meglio, delle prese della corrente elettrica, ed è possibile intravedere dei personaggi e degli scorci che declinano in modo folle questa premessa. Mi aspetto tanto anche dalla localizzazione italiana e vi prego, ditemi che questo personaggio lo avete chiamato Presa Danaio. E ora che ci penso, inizio a capire anche quel carica nel titolo italiano, da intendere forse come una carica della batteria che sembra avvenire ogni volta che Mario e Luigi si battono in 5, gesto che dà il via anche alle azioni fratello. Però lo ripeto, Brothership rimane comunque più immediato e soprattutto iconico. Sul gameplay è già più difficile esprimersi, ma le premesse per un JRPG a turni fatto come si deve ci sono tutte. Questo passaggio al 3D mi sembra un po' che resetti anche tutti gli strati che si sono accumulati nel corso degli anni, e più che un seguito diretto, Brothership sembra più un reboot che ritorna alle radici di Superstar Saga e si concentra direttamente sulle interazioni dirette tra i due fratelli, senza troppe sovrastrutture. Se come si intravede il titolo sarà bilanciato, come spesso accade tra puzzle solving e combattimenti a turni, sono curioso di capire che importanza avrà l'esplorazione all'interno del titolo e soprattutto quanta libertà di movimento ci sarà all'interno della nave. Insomma, probabilmente parlo dal punto di vista di un fan della serie che vede poi in Superstar Saga forse il capitolo più riuscito, però questo Brothership sembra molto più di un semplice contentino dato in pasto ai fan o un'operazione chiusa in fretta e furia per avere un titolo di Mario per le vacanze di Natale. In questo primo trailer ci vedo tanto cuore e tante idee intriganti e sono sicuro che da qui al 7 novembre ci saranno le giuste occasioni per rendersi conto delle reali ambizioni di Brothership. Per ora, secondo me, non c'è altro da dire. Bentornati Mario e Luigi. E questo però c'era tutto per oggi e anche per quanto riguarda la copertura del Nintendo Direct di giugno 2024. Ce l'abbiamo fatta! Spero che questi approfondimenti vi siano piaciuti, anzi fatemi sapere qui nei commenti o magari nei DM su Instagram che ne pensate di questo tipo di video monotematici dove c'è poco editing e tanto tanto parlato. Nei prossimi giorni magari continuerò a pubblicare qualche video corto, ma a questo punto direi che è giunto il momento di lavorare a una bella retrospettiva corposa e nostalgica. Avete capito, no? Bene, io ho detto tutto, noi ci vediamo presto con un nuovo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Brother Michele Ship. Ciao. Ehi ehi ehi, fermo. Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa.
bro, 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 bro.